Un caro saluto automobilistico in itinere da Diego Fusaro e anche da Roberto Fierro che sta guidando mentre io registro questi piccoli video di discussione itinerante. Non so se avete notato una notizia di cui forse troppo poco si è detto. La notizia ha per protagonista l'arcobalenico Trudeau, il presidente del Canada, il quale pare essere finito sotto indagine, così leggo sull'Indipendente Online, il giornale, l'ottimo giornale di Matteo Gracis. L'arcobalenico Trudeau, emblema delle sinistre fucsia neoliberali, è finito sotto indagine per la gestione dei movimenti di protesta contro le benedizioni di massa coatte che in Canada sono poi sfociate, come ricorderete, nelle proteste dei camionisti, che furono represse, non saprei trovare altro verbo per esprimere l'accaduto, furono represse piuttosto duramente dal governo giusto appunto presieduto dall'arcobalenica guida delle sinistre fucsia neoliberali, postmoderne, ultracapitalistiche, Trudeau. Ebbene, adesso pare che Trudeau dovrà rendere conto del suo operato e scopriremo presto quali saranno gli esiti di tutto ciò. Noi già al tempo rilevammo che si trattava di una repressione in piena regola, di una repressione piuttosto pesante che non portava propriamente onore al Canada, che sempre viene celebrato come un'oasi di libertà e di diritti, e in quel caso invece si poté contraddistinguere per una vera e propria repressione violenta di coloro i quali protestavano contro gli obblighi. Ricorderete le sfilate dei camion per il Canada che mandavano in paralisi il paese. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Intanto segnaliamo che l'arcobalenico Trudeau adesso ha qualche gatta da pelare, perché dovrà render conto del proprio operato e possiamo dire che talvolta dietro l'arcobaleno così suadente si nasconde il grigio della repressione.